chi vuole essere grande nel mio regno sia servo del suo prossimo, e chi mi vuole seguire sia pronto a rinnegare se stesso, come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per i peccati del mondo. Venite a me, voi che siete oppressi e sofferenti, e vi darò il riposo. Venite, o benedetti dal Padre mio, ed ereditate il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Allora, il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e vi dirà: avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete accolto nella vostra casa. Ero nudo e mi avete vestito. Ero prigioniero e mi avete visitato e mi curaste quando mi vedeste infermo. Allora domanderete: quando abbiamo fatto tutto questo per te? E il Figlio dell'uomo vi risponderà: chiunque l'avrà fatto per il più piccolo dei miei fratelli, l'avrà fatto a me. E ora vi do un nuovo comandamento: che vi amiate l'un l'altro come vi ho amato io. Non c'è amore più grande di questo: dare la vita per la salvezza di un amico. E se vi amerete in questo modo, vi riconosceranno come miei discepoli.